2:22 alla fine, 10 secondi per l'attacco di Rimini, 3 punti di vantaggio, 65-72. Tomassini contro Penny, tira in faccia, la vuole, la sbaglia Damian Filloi, ancora una volta con le sue manone a recuperare un altro pallone importante. E allora piazza, si va da Damian Filloi, giro e tiro corto questa volta. Rimini non riesce più a entrare nell'area e fa fatica. Eh beh sì, i giocatori di Rimini cominciano a essere anche stanchini, perché se guardi in quintetto, nel quintetto che c'è in campo adesso, Filloi con 28 minuti è quello che ha giocato di meno, quindi tutti impiegati oltre i 30. E questo è un fallo che ci sta tutto, forse doveva arrivare un pelo prima. No, invece è prima allora dell'azione di tiro. A me sembrava nettamente in azione di tiro. Anche secondo me. E infatti è in azione di tiro purtroppo. Si corregge Pascotto. Il pubblico riminese protesta, ma protesta per il cambio di decisione, ma è un cambio giusto perché era assolutamente da combinare con due liberi. 1:43 alla fine. Più tre Rimini, ma due tiri liberi a disposizione di Scuni Penna. Buono il primo. Penna direi che è abbastanza preciso dalla lunetta. E adesso si entra, come al solito, nei momenti bollenti del match. E c'è il time out. A 1:43 dalla fine, Rimini ha un punto di vantaggio e il possesso. Adesso Rimini deve farci vedere qualcosa ancora di più per vincere questa partita, e diciamolo subito, non per mettere le mani avanti ma perché è giusto. Se Rimini dovrebbe e dovesse, se Rimini dovesse perdere la partita, chiaramente questo non implicherebbe minimamente un calo della stima e dell'affetto che rivolgiamo verso questi giocatori per quello che ci hanno fatto vedere stasera e in generale da qui all'inizio del campionato, ma stasera in particolare. E certo, se avessero voluto mollare di occasioni ne avrebbero avute quante ne volevano. Allora guardiamoci e gustiamoci questo ultimo minuto e 43 di match qua al 105 Stadium. 65 Rimini, 64 Veroli. Escono dal time out i ragazzi di Coach Kaya. Piazza Filloi, Roderick Lollis e Tomassini. È il momento di quelli di Cavina: Gatto, Reynolds, Burkic, Penn e Rosselli. E si riparte con la rimessa in zona d'attacco, appunto perché il time out è sospeso negli ultimi due minuti di gioco. E via, 24 secondi per attaccare. Il canestro di Veroli, che si è un po' chiuso nelle ultime azioni. Lolles rinvia il palleggio, 13 secondi, si va da Roderick contro Rosselli nel traffico, il sottomano sfortunato, ma c'è il tocco di Rosselli che riconsegna palla a Rimini. Qui una bella sfortuna. Stavo notando una statistica: Rimini 46 rimbalzi, Veroli 26. Se perdi avendo 20 rimbalzi più degli altri è da Guinness dei primati, credo. Avendo 20 rimbalzi, sì. Tomassini, 19 secondi sul cronometro dell'attacco di Rimini. Pick and roll con Lollis, tira il palleggio Tom, ma non si passa in area, non si passa. 10 secondi, si va da Damian Filloi contro Jackson, l'aiuto di Burkic è pronto, ancora Damian, le finte, i contatti, un altro rimbalzo di Damian Filloi, succede di tutto, l'ha recuperata di Veroli, infrazione di 24 secondi. Sì, nel caso qualcuno avesse dei dubbi, è chiaro, in quel momento il possesso di palla non ce l'aveva nessuno, ma l'ultimo possesso pieno era stato di Rimini, che era in zona d'attacco, quindi è infrazione di 24 secondi, perché la palla per tornare viva doveva o toccare il ferro o passare di possesso a Veroli, che poi avrebbe dovuto riperderla, ma così non è stato. Adesso il pallone del vantaggio ce l'ha Veroli in possesso a 57 secondi dalla chiusura del match. Più uno Rimini, 65-64. Scuni Penn, Rimini ha due falli da spendere, Veroli uno. Piazza prova la rubata, ci riesce quasi, poi Gatto trova Burkic da 8 metri, non va corto, ma il rimbalzo di Rosselli e c'è il fallo di Lollis.
azione di tiro il contatto di Rosselli, secondo me. Infatti è il primo dei due falli da poter spendere, è stato speso. Quasi quasi, perché lascia almeno il secondo. Oh oh oh! Gatto! Ancora da Penn. Piazza qui intelligente, perché comunque non era bonus. Adesso si tira in casa Deroli, nel senso che se ci sarà un'altra penalità Rimini in bonus e si andrà in lunetta. Penna la rimessa, sale Jackson, riceve Gatto, riconsegnata, l'end-off per Penna, 15 secondi, le mancano 30 alla fine. Ribaltellato Penn, Gatto in qualche modo tiene il possesso, si va da Rosselli contro Roderick, la rubata di Roderick, la palla 2, la freccia di Severoli. Che rogna, una beffa incredibile questa, una beffa veramente incredibile, perché se Rimini perde per questa, veramente i numi sacri della pallacanestro erano girati dall'altra parte. Sì, mancano 3 secondi, però non sono poi così pochi da lì. Vabbè, mugugniamo solo, vediamo cosa succederà. 18 e 8 alla fine, 18 secondi e 8 alla fine. Se Rimini prende palla, il fatto che Veroli non sia in bonus è un vantaggio per Rimini, perché Veroli deve fare... Oh, l'ha rubata di Damian Filloni su Gatto, il superman di Damian, che vale più 3, 14 secondi. Penn, bisogna spendere fallo, la conclusione forzata, il rimbalzo e recupero di Roderick a 8 secondi. E adesso Veroli non può nemmeno mandare Rimini in lunetta, è quello che stavo cercando di dire, perché ha fatto un fallo ma ne deve fare un altro, quindi Rimini può ancora subirne e io sono pronto, caro mio, ad alzarmi in piedi sul tavolo. La genuflessione del mando. Per genuflettermi. Aspettiamo la fine, dai. Aspettiamo. C'è il time out, il 105 è impazzito. Questa gente che è venuta questa sera, come tutta quella che ha seguito a Rimini, che più o meno è sempre la stessa, lo merita. Merita di applaudire questi ragazzi, però c'è tanta Rimini che non merita una squadra così, secondo me. C'è troppa Rimini che non merita una squadra così. E ribadiamo il concetto, la squadra di basket non è dei tifosi di basket. Questa è una merita idiozia. La squadra di basket è della città ed è un patrimonio della città. I motivi li abbiamo già spiegati. Vale molto di più di un capodanno pieno di vecchi babbioni. Non l'ho mai guardato io, per essere, quindi non faccio parte di quella schiera, però è un esempio. Un esempio coerentissimo e efficace. È un esempio per dire che non si può prestare attenzione a cose di quel tipo, i cui ritorni poi sono tutti da dimostrare, e invece rischiare di far morire un ente ad impatto sociale così importante come il basket Rimini. Questo discorso io direi che valeva anche per la Rimini Calcio l'anno scorso, chiaramente, perché le massime espressioni espressive della città vanno gestite e mantenute. 8 secondi 9 alla fine, più 3 Rimini, 67-64, mentre Mandu sta preparando stretching per la genuflessione. Si va da piazza, il fallo di Rosselli, passa solo un secondo. Adesso ci saranno tiri liberi, dal prossimo. Io, visto che ero piazza, mi facevo ancora più piccolo e sgattaiolavo da qualche parte. Vabbè, attenzione alla rimessa qua, perché entrambe le formazioni sono in bonus, posso scattare direttive. Poche mani lunghe. Roderick va da Filloi. Non c'è il fallo. Roderick! La fondata che chiude la partita. Un secondo. Finisce qui. Finisce con l'esplosione del 105 Stadio. E finisce con Mando in piedi. Come promesso. Con Mando in piedi. E si genuflette. Il segno di grande rispetto nei confronti della squadra, l'ha fatto. Questa è la grande Immobiliare Spiga e abbiamo avuto l'onore questa sera di commentarla, perché questo qui questa sera è stato un onore per me, una delle più grandi vittorie di tutti i tempi visti a Rimini.
alla facciaccia di chi ci vuole male. Sono d'accordo con te. E ripeto, quello di questa sera per me, e penso che per te, è stato un onore commentare questi ragazzi. Assolutamente, è stato un grandissimo onore e una gioia. Direi che non c'è altro da aggiungere. Rimini vince anche contro Veroli. Vince 69-64, vince di 5, vince senza Vux, vince senza una città alle spalle, vince di cuore.